Questo è un giusto esempio dell'allestimento, degli stenditori, cioè dei fili, delle corde dove appendere al posto delle camicie, dei pantaloni, insomma, manifesti cinematografici. Nella notte del 9 gennaio se n'è andato Michele Del Grosso, figura di massimo rilievo del teatro a Napoli. È stato direttore del Teatro Instabile dagli anni 60 in via Martucci e poi dagli anni 90 in vico Purgatorio ad Arco. Regista, autore, impresario, Del Grosso ha incarnato con tenacia e coerenza la ribellione alle convenzioni borghesi, sia nel teatro, sia ben più radicalmente nella sua stessa vita. Da bambino mi ha insegnato tante cose, in particolare portandomi con sé in giro per librerie e negli angoli più nascosti tra i tesori di questa città, che è splendida ma è anche ingrata, perché con i suoi figli è ingrata. Mi ha insegnato ad amarla questa città. Motivo per cui io non sono andato via. Forse non è stato ripagato e ricambiato a sufficienza, ma in amore raramente si guadagna qualcosa. Una cerimonia pubblica per onorare il ricordo di Michele Del Grosso si è tenuta nel suo teatro Instabile alla presenza di alcuni degli artisti con cui aveva collaborato negli ultimi 20 anni. Il mio incontro con lui avvenne 12 anni fa. Diciamo questa voce stentoria a casa, rondolo su Michele Del Grosso. Dimmi, ma mi conosci, c'è il nome? Addome morto viente, sbattendo qua e là. Ma io quando ho visto questo spazio meraviglioso, ho detto, ma che fai così? Ti dico la mossa. Dopo 3 mesi siamo partiti. E dopo Antonella dovevo parlare per forza io. Io istintivamente dissi sì, mi ritrovo 2 mesi. Andiamo, andiamo a vedere. Sono da qua a fare un provino con Michele. Michele negli ultimi 21 anni è stato il mio punto di riferimento da un punto di vista artistico e non solo. Con lui abbiamo realizzato degli spettacoli permettetemi di dirlo, sono rimasti a mio avviso nel cuore di tantissime persone. Non vorrei essere presuntuoso nel dire che hanno dato un enorme contributo nel teatro napoletano e non solo. Io ho diretto Michele, ecco, voi siete stati diretti, io ho diretto Michele, perché probabilmente ho avuto questo onore, questo piacere, perché lui penso che dai 40 anni in su abbia solo poi diretto. Io ho avuto la fortuna di accompagnarlo nella sua ultima avventura. Ad aprile eravamo in scena e lui lo sapeva che sarebbe stata la sua ultima regia. Mi permetto di ringraziarlo a nome di Coffee Break, perché ha creduto in questa cosa, quindi è un padrino, è il nostro padrino, grazie. Ci tenevo a portare il mio saluto a Michele, perché gli ho voluto davvero bene per una serie di motivi. Innanzitutto perché era una persona vera, forte e tenera allo stesso tempo. E l'ho voluto bene proprio per questo, perché non era avvolto dal consenso del potere che anche certe volte c'è nella cultura, e così lo voglio ricordare. Per tutta la vita Michele Del Grosso ha offerto importanti contributi alla scena culturale cittadina e nazionale. Alla fine degli anni 60 portò sulla scena napoletana The Open Theatre e Le Tretto Libre, e nel 1969 fu tra gli artefici della scandalosa tournée del Living Theatre in Italia. Negli ultimi anni ha messo in scena autori importanti e poco rappresentati come Manlio Santanelli. Fra gli ultimi lavori, una rilettura di Madre Coraggio di Brecht ambientata nel mondo della malavita e Una gatta Cenerentola dedicata alla gatta rossa che viveva nel suo teatro.